Mimmo Calopresti, nel 1985 vincitore al Festival Cinema Giovani Torino con A proposito di sbavature, poi l'esordio cinematografico nel 95 con il film La seconda volta e poi molti altri film e documentari dove molto spesso hai raccontato Torino, città prevalentemente operaia. Credi che sia cambiata Torino negli anni in virtù soprattutto di un Torino Film Festival, questo di quest'anno, che tenta appunto di dare un'immagine un po' glamour e un po' mondana della città e dei torinesi? Torino è cambiata tantissimo da quando ci vivevo, da quando ho cominciato a fare cinema, da quando ho fatto le mie prime cose. È cambiato la sua struttura, non c'è più la Fiat, non c'è più la fabbrica, non c'è più, la gente ha un ritmo di vita diverso, quindi sono i locali la sera, un altro tipo di vita proprio completamente. Il festival ha accompagnato questa trasformazione. Già quando era nato c'era un'idea del festival come un momento di cambiare, come dire, la fruizione anche del cinema. Era un festival fatto in mezzo alla strada, sotto i portici, con delle sezioni che si chiamavano spazio aperto, che tutti potevano presentare i loro lavori. C'era un'idea, come dire, di un grande rapporto con la città. Poi sai, questo è difficile mantenerlo per molto tempo, è un'operazione complicata, bisogna rinnovarsi, eccetera. Quindi credo che tutti quelli che hanno continuato a lavorarci in questi anni al festival hanno questo obiettivo, continuare a tenere questo rapporto vivo, aperto con la città. Molte volte ci riescono, altri no, eccetera, però l'intendimento è sempre quello. E come dire, il cinema a Torino, che è mancato per tantissimo tempo, eccetera, oggi c'ha questa caratteristica, un posto dove tutti vogliono venire a girare film, dove sono accolti bene, e c'è un rapporto con la città molto importante, quindi è cambiata. Se oggi la fabbrica è la fabbrica del cinema invece di quella delle automobili, è un grande cambiamento. Proprio a questo proposito, di recente ti sei unito al coro di proteste contro i tagli alla cultura previsti dalla finanziaria 2011 e il mancato rinnovo degli sgravi fiscali, no? Si dice sempre che appunto Torino sia una città profondamente legata alla fabbrica e sono in tanti a pensare che la cultura sia un elemento superfluo e quindi sacrificabile. Come pensi che possano convivere queste due anime? Ma la storia, non ci sono ricette per far convivere insieme la cultura, il business, però la cultura, come dire, è essenziale nella vita delle persone e quindi non c'è niente da fare, esiste, esisterà sempre e continuerà a esistere, anzi può diventare motore del miglioramento della vita delle persone, può diventare la possibilità di affrontare la vita molte volte quando non sai dove andare a sbattere, forse proprio le tue conoscenze, le tue capacità intellettuali, le tue capacità anche di stare dentro la vita, di non essere un disperato qualsiasi, per esempio, ti possono permettere di far sviluppare, di far crescere non solo te ma le persone che stanno intorno a te. È falso che con la cultura non si mangia, perché invece la cultura è una forma di business enorme. La più grande fabbrica che abbiamo avuto in questo paese, la fabbrica del 500, la fabbrica della bellezza, che è la fabbrica di Michelangelo, per semplificarlo, che continua a produrre un grande, come dire, un grande business nel mondo, cioè sui musei continuiamo a viverci tutti, quindi voglio dire, dobbiamo essere capaci di capire questa cosa qui, anche nei momenti di crisi, anche, però ti dico una cosa incredibile, che proprio nei momenti di crisi le persone hanno più voglia magari di... quindi deve avere lo spazio libero dove stare bene, magari li ritrovi più facilmente a teatro, al cinema in questo periodo che negli altri periodi, quindi io sono ottimista poi alla fine. Senti, è ancora possibile fare film d'autore e soprattutto ne vale ancora la pena? Guarda, ne vale la pena è veramente la domanda giusta, non lo so. Il cinema, soprattutto quello d'autore, è un cinema d'avventura dove devi scoprire, devi trovare delle strade, non sai bene quello che veramente ti aspetta tutti i giorni. Allora ne vale la pena perché il cinema è un'avventura, vivere l'avventura vale sempre la pena, ti permette di vivere una vita migliore, quindi io, come dire, ci scommetto su questa possibilità. Il cinema d'autore ovviamente è un cinema che ha periodi, dai periodi in cui diventa il centro del mondo, dai periodi in cui tutti se lo dimenticano, però è vero anche che mi accorgo che poi negli
gli anni, alla fine le mode passano, ma come dire, la potenza di quello che è il linguaggio del cinema, quello importante, rimane. E questo vuol dire che il cinema d'autore si farà sempre. Senti, come te molti altri registi hanno raccontato Torino. Ecco, credi che Torino possa ancora dare molto al cinema e viceversa? Torino è una città bella, e questo è quello che dicono tutti quando tornano da Torino. Questa è una cosa incredibile, perché non è vissuta così bene da chi la vive, da chi ci sta, da chi ci abita. Quindi vuol dire che c'ha una sua risorsa autonoma al di là delle persone che la abitano, quindi forse, chissà, forse arriva da lontano, non lo so, gli spiriti che l'hanno abitata. È una città che si fa amare, e quindi questo è molto positivo. E in fondo è una città che continua a essere seriamente attenta a produrre. Cioè, diciamo, del periodo delle fabbriche, eccetera, così, si è tenuto comunque quel tipo di struttura, di capacità produttiva. Le persone hanno voglia di lavorare, sono laboriose, intorno al loro lavoro costruiscono possibilità nella loro vita. E questi sono valori poi che importanti, sono valori importanti proprio dentro la crisi. E quindi credo che città come Torino, quando c'è la crisi, diventano poi le città guida per cambiare, per andare da un'altra parte, eccetera. Quindi credo che ci abbia molto da dare soprattutto nel racconto della sua trasformazione, che ancora non è stato compiuto. Senti, cosa ti aspetti da questa 29esima edizione del Torino Film Festival? Pensi che si possa fare un raffronto con il Festival del Cinema di Venezia e di Roma? No, ma non è importante. Cioè, il Festival di Torino è nato con un'altra idea, che era un'idea molto di base, molto tra i ragazzi giovani, per me giovane, allora giovanissimo, che era quello di fare qualcosa col cinema che ci mettesse insieme alla città, no? Fin quando riesce a fare questo, cioè che lo rende vivo questo rapporto, è quello il centro di questo festival. Venezia si deve occupare da altro, di grande arte internazionale, eccetera. Roma, secondo me, è più una fiera del cinema, ma voglio dire, c'ha senso che ci sia anche quella cosa lì. Cioè, il cinema ha bisogno di più luoghi dove esprimersi. Torino deve mantenere la sua caratteristica di un piccolo grande festival, che così è riconosciuto nel mondo. Mi è capitato di andare in giro e scoprire, presentare questo festival come qualcosa a cui tutti sono affezionati solo per come è fatto, quindi è già importante questo. Bene, in questi giorni Torino si animerà appunto di eventi e di iniziative tutte legate appunto al Torino Film Festival nell'after show Cinema Music Life. Dunque un saluto per tutti gli ascoltatori di Cinema Music Life. Cinema Music Life, va bene. Ragazzi, divertitevi.